Si commette l'errore di considerare speculazione il momento in cui vengono costruite le case. Secondo me la speculazione inizia prima, cioè quando il terreno agricolo vale un euro al metro quadrato, modificando la legge in regione, rendendolo edificabile, va a 10.000 euro al metro quadrato, senza fare niente. Vuol dire che se io posseggo un ettaro, no, 1.000 euro diventano 100.000 euro senza fare niente. La speculazione è questa, è questa. Che risposte si possono dare? Innanzitutto mettendo in discussione questo tipo di economia, cioè il fatto che questo paese, è vero che parliamo della Bovisa e del gasometro di una roba limitata, ma il senso è proprio questo, cioè un paese che non produce più niente, l'unica attività economica è la speculazione, che non produce né lavoro e tantomeno beni. Quando va bene, disastri. Quando va bene, disastri. Ecco, io penso che quando si mette in discussione la goccia, si mette in discussione sì la centimetrazione, ma anche i regali che attraverso il motivo per cui il comune o ancora prima lo Stato dichiara sito di interesse nazionale la bonifica, in realtà ci attacca pezzi dove costruisce l'esse lunga, no? Per dire, ecco, io me ci vengo a ragionare anche questo. Grazie, altri interventi? Già. Posso? Forse è una tranquilla. No, ma è una cosa velocissima. Forse è una proposta. Magari una proposta senza senso, però Marina Susanna della Bovisa. Tentare una class action con l'associazione dei consumatori. Visto che siamo piccoli, deboli, non abbiamo avvocati. Può essere un'idea? Pronto? Sì. Tentare una class action attraverso l'associazione dei consumatori, cosa ne pensate? Ti rispondo io, un'associazione dei consumatori, e vi dico che non è possibile, no. Perché la legge sulla class action è stata fatta in maniera tale per cui tentare una class action è molto difficile e tu devi avere un danno economico evidente. In questo momento non hai un danno economico, hai semplicemente una perdita per tutta la città, non solo per il quartiere Bovisa, e io metterei prima di tutto in evidenza questo, di uno spazio che può diventare potenzialmente qualcosa di superlativo e che viene invece dato in pasto alla speculazione come al solito. E io volevo, ho ascoltato tutto, estremamente interessante, ma per l'ennesima volta dico sì, va bene, ma che prospettiva c'è? Perché io mi sono un po' rotta, sinceramente, di continuare a dire sì, ma facciamo, parliamo, coinvolgiamo altri. Io gli altri li coinvolgo se sono in grado di potergli dire quella è la strada. Oggi non si va più da nessuna parte, la gente si agita al massimo, firma petizioni, perché in realtà non si è in grado di dirgli qual è la strada da percorrere. Ora in questo momento c'è un frangente molto pratico, che è quello di fare un ricorso al TAP contro Fiocchi. Se non c'è l'avvocato, paghiamo. Cioè facciamo una petizione e tiriamo sui soldi, ma non aspettiamo neanche due minuti di più, perché altrimenti perdiamo anche questo treno. Questo è l'unico che voglio dire. Grazie. La possibilità di avere qui una giornalista che è stata molto carina ed è stata molto brava anche nell'esprimere e nel dare le sensazioni giuste di quello che ha visto. Perché non ne cominciamo anche col giornale? Cioè, la giornalista che comunque conosce questa situazione, ne parla con la direzione,
viene fuori un articolo, l'articolo della sua stampa che va benissimo, può essere sul Corriere, sulla Repubblica, e cominciamo a farci sentire in questo modo. Guardo questo ultimo punto. Allora, per quanto riguarda gli avvocati, sì, nel senso, noi ne conoscevamo uno, che era Amicizie Traverse, che, con cui abbiamo fatto il corso al TAR, chi l'ha sottoscritto, che appunto ci ha dato una mano gratuitamente. Il problema è che serve un certo, da quanto diciamo, andando avanti nelle ricerche, serve un certo tipo di avvocato che è amministrativista, quindi che conosca bene tutti i meandri dell'amministrazione. Queste cose non se ne anche io bene perché non me ne intendo tantissimo. E sì, la soluzione sarebbe chiaramente pagare il suo compenso. Bisogna però comunque che si accolga, insomma. La questione del ricorso al TAR, poi in più anche con lo sblocco Italia, non è che sia, possa essere una soluzione, anzi con lo sblocco Italia diventa sempre più difficile perché ci sono, si aggiungono mille cavilli. In ogni caso, anche il ricorso al TAR in generale, questo che noi abbiamo fatto, non è una sospensiva, ma è soltanto un ricorso in cui praticamente ci siamo eventualmente, come dire, allocati il diritto un domani di fare un ricorso sospensivo, per cui siamo e non è detto sia dichiarato ammissibile. Notizia ad esempio di ieri, che dei miei colleghi a Monza che hanno fatto un ricorso al TAR contro l'acqua, consiglieri comunali, sono stati praticamente quasi condannati, il loro ricorso è stato dichiarato inaccettabile e adesso sono praticamente condannati a pagare 10.000 euro. Per cui non tutti i ricorsi sono possibili, quindi abbiamo un po' le mani legate, quindi l'unica cosa è il movimento di opinione. Per quanto riguarda la stampa, io ho visto quelli di Senato che per far sentire le loro ragioni, per quanto noi a Milano insomma potrebbe non interessarci la loro causa, però loro come cittadini del territorio per far sentire la loro causa stanno facendo una fatica bestiale. Due mesi fa il sindaco veniva chiamato, adesso da un paio di mesi nessuno se lo fila più. Per cui comunque il movimento d'opinione è l'unica cosa, costa fatica non solo di soldi, se li avessimo, ma di tempo di ognuno. Per chiuderla, due parole velocemente. Io esorto anche voi, provate a mettere mano alle leggi, blocca Italia, cercando anche solo su internet. È un lavoro lungo, difficile, perché poi trovare testi definitivi che vengono, un articolo viene modificato da una tale legge che poi magari viene abrogato, quindi bisogna capire, rimanda un altro articolo. È un lavoro difficile, è un lavoro in generale. E insomma, per chi non ha competenze diventa difficile, sia per il tempo, sia per. Ma infatti lo deve fare l'avvocato. Quello lì è il compito dell'avvocato, ti assicuro. Sì. Tu paghi l'avvocato e lui ci mette mano. Non lo metto in dubbio, l'avvocato ha pagato. A proposito, ringraziamo Patagonia che ci ha finanziato l'ultima settimana. Questa lotta per i ritardi contro Golia, pensiamo che qualsiasi contributo sia molto importante. Passo la parola a Guido Tassinari. Grazie, buonasera. Due cose riguardo cose piccole che si possono fare tutti. Abbiamo fatto un paio di settimane fa, abbiamo mandato una lettera al sindaco, che è stata poi affissa qua, e magari se chi vuole di noi la riprende e la rinvia come cosa personale, un bombardamento di lettere rimandando sempre le stesse cose, perché questa, come tante altre cose che abbiamo provato a fare, è senza risposta. E l'abbiamo girata dei giornali, adesso vedremo che cosa succederà ad averla rimbalzata alla stampa. In ogni caso, forse se gli uffici del sindaco iniziano ad essere bombardati della stessa richiesta, magari si sentiranno spinti a perlomeno a rispondere. E a livello di risposta da parte del comune, la risposta, quella che per il comune è stata la risposta di
Adesso abbiamo un processo partecipativo, è partito, come è stato detto prima, a fine settembre con una prima assemblea in consiglio di zona. Il comune, diciamo in buona fede, pubblicizza queste cose con canali che sono assolutamente non efficaci. Tra i cittadini che si occupano di alcune cose, che frequentano il consiglio di zona, che si vanno a prendere la briga di guardare dentro il sito del comune, gli annunci e gli albi, eccetera, eccetera, arriva una comunicazione, altrimenti nessuno sa niente. Al consiglio di zona l'ultima volta eravamo poche decine di persone, molto meno un quarto questa sera, e al 90% eravamo cittadini informati, per canali diversi. Adesso abbiamo noi come comitato Largo, c'è un sito che non funziona molto bene, però esiste. Abbiamo una pagina Facebook che esiste, cerchiamo di mettere volantini e manifesti in giro. Se possiamo riuscire ad avere un'attenzione su questo tipo di comunicazioni nostre, ma anche istituzionali, ci è stato promesso che nel giro di poche settimane, speriamo prima di Natale, ma non si sa, ci sarà un altro momento in cui il Comune verrà a presentare il risultato della prima fase di riflessioni che ha fatto insieme al Politecnico. E se riuscissimo ad essere lì ancora di più dell'ultima volta, l'ultima volta diciamo che si sono un pochino preoccupati dalla reazione avuta in consiglio di zona, perché hanno visto che la quasi totalità dei partecipanti erano molto critici.